Il denaro e il linguaggio hanno una cosa in comune, sono nulla, eppure possono muovere tutto. È una citazione, non è una frase che ho pensato io, ma è anche esperienza di tutti noi. Il denaro e il linguaggio appaiono forze straordinarie, sono forze straordinarie. Perché noi investiamo in queste due potenze che sono nulla, che sono puro simbolo, pura aria alla quale attribuiamo un significato enorme, e il denaro e il linguaggio sono in grado di muovere i sentimenti, la potenza delle cose, il lavoro, la costruzione, la distruzione, la pace e la guerra, pur non essendo nulla se non ciò che noi vogliamo che essi siano. Nel corso della modernità il denaro ha acquisito una funzione sempre più centrale in quanto è diventato il tramite generale che rende possibile il movimento del lavoro, il controllo sul lavoro e la trasformazione del lavoro in merci, in beni e così via. Nel Novecento però noi assistiamo ad un fenomeno largamente nuovo e sconvolgente alla lunga. Questo fenomeno potremmo chiamarlo, con una parola difficilissima, dereferenzializzazione. Con una parola un po' più facile, o con un giro di parole un po' più facile, diciamo la perdita del rapporto con la cosa stessa, con la cosa materiale. Questo è accaduto prima di tutto nel linguaggio. E poi è accaduto nel denaro. Pensiamoci, alla fine dell'Ottocento un gruppo di poeti che si definiscono simbolisti ci raccontano, ci dicono che compito della poesia, compito della pittura, compito dell'arte non è descrivere la cosa, riprodurre la cosa, ma evocarne la presenza. Mallarmé, il grande poeta del simbolismo francese, fa esattamente questo: non descrivere l'oggetto, ma evocarne la presenza attraverso il ritmo delle parole, attraverso la creazione di atmosfere. Cézanne, dice: io non voglio dipingere la cosa, voglio dipingere l'impressione che la cosa provoca sulla mia mente. Inizia la grande avventura delle avanguardie, che nel corso del Novecento dissolvono completamente la referenza alla cosa e sostituiscono la cosa con la sua impressione, la sua evocazione, la sua emergenza puramente immaginaria. Bene, lo straordinario è che ad un certo punto anche il denaro si mette a fare la stessa cosa. La finanza, che nell'epoca moderna aveva funzionato come strumento di scambio tra le cose e come riferimento, come segnalazione della presenza materiale delle cose, da un certo momento in poi diventa invece un puro gioco di linguaggio. Quando nel 1972 il presidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, dichiara che il dollaro non appartiene più al sistema di scambi stabilito da Bretton Woods, quando dichiara che il valore del dollaro viene deciso in maniera unilaterale dalla potenza americana, inizia una storia nuova nell'epoca della modernità. Questa storia nuova si chiama deregulation. Oi, 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 mi viene in mente che la parola deregulation per primo non l'ha usata un economista, l'ha usata un poeta che si chiama Arthur Rimbaud, il quale in un suo scritto parla di dérèglement des sens, sregolamento dei sensi. Questa deve essere la poesia, deregulation dei sensi, detto in francese. Ecco, la deregulation è essenzialmente la sconnessione, lo scollegamento del segno economico, finanziario, dalla circolazione di cose materiali, di cose utili. Questo mette in moto una vera e propria entropia all'interno del sistema economico. La finanza, che un tempo era strumento per la produzione, da un certo momento in poi diventa un buco nero nel quale l'intero prodotto del lavoro e del tempo umano scompare,
mangiato chissà da chi e chissà dove. In realtà sappiamo da chi, perché c'è una classe finanziaria che si appropria di questa ricchezza, ma questo appropriarsi non ha più un carattere socialmente concreto, diventa una pura e semplice distruzione del nostro lavoro, della nostra attività, del nostro prodotto. Questo è il punto nel quale noi ci troviamo oggi. Il linguaggio e il denaro, forze capaci di muovere tutto, sono diventate forze capaci di distruggere tutto. Ecco, qua si pone il problema, che cosa facciamo noi? Quali strumenti ha in mano la politica e l'azione umana per contrapporsi, per rovesciare questa tendenza? Io risponderei molto pochi strumenti alla politica. La politica dipende per gran parte dal potere finanziario, ma soprattutto non ha gli strumenti per contrastare questa capacità di dissoluzione universale che il denaro, che il potere finanziario ha messo in moto. E allora io credo che dovremmo chiedere aiuto alla poesia, che dovremmo pensare che è nel linguaggio la forza che ci permetterà di sottrarci al potere della finanza e di rovesciare il potere stesso della finanza. La poesia, cos'è la poesia? La poesia è quella funzione del linguaggio umano che restituisce senso alle parole che hanno perduto senso per l'infinito uso, per l'infinita ripetizione operativa, funzionale della parola stessa. Quindi la poesia rivitalizza il linguaggio, ma la poesia rivitalizza il corpo. La poesia restituisce ritmo ad una società che ha perduto ogni ritmo autonomo, che ha subito il ritmo della violenza finanziaria. La poesia non è soltanto una cosa fatta di parole, la poesia è una cosa fatta di sguardi, è una cosa fatta di relazioni, è una cosa fatta di aperture di credito affettivo che la società compie nei confronti di se stessa. La poesia è la solidarietà, la poesia è la riattivazione di quella solidarietà che il neoliberismo, il monetarismo, la dittatura finanziaria hanno paralizzato e quasi ucciso. Restituire vita alla solidarietà, questo è il compito della poesia che viene, questo è il compito dell'insurrezione che viene, questa è l'unica possibilità di sopravvivenza e di salvezza per una umanità che si trova più vicino che mai al baratro.